Adesso parte la rissa Messi, Buffon, Neymar, Dybala, oddio. Decidiamo una volta per tutte chi è il più veloce tra di noi. Oddio, perché si sono messi tutti in divisa? E perché Neymar c'è la divisa della sua ex squadra? Buffon sta pregando i musulmani, giusto? Ronaldo, corri, 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 corri. Ok ragazzi, siamo partiti bene. 3 centesimi in più di Ronaldo. Siamo partiti bene con Buffon. Ok ragazzi, siamo partiti e come prevedibile li sto lasciando praticamente tutti dietro. Vai Ronaldo, vai. Ultimo Messi, addirittura sono io di arrivo e rimasto. Ciao ragazzi, qui è Magozzo e bentornati in un nuovissimo video della vita reale da calciatore. E ci tengo a dire che questo non è un episodio come tutti gli altri, ma oltre ad essere un episodio particolare è anche un episodio speciale, perché ragazzi ci saranno tutti i protagonisti della vita reale da calciatore in questo video per decidere tra loro chi sarà il più veloce in ambito ovviamente di statistiche. Per cui ragazzi sarà un video emozionante perché non capita a tutti i giorni di vedere Messi, Neymar, Dybala, Buffon e Ronaldo tutti quanti insieme, per cui vi invito ad avere un occhio di riguardo per questo video e a guardare il video fino alla fine. Allora ragazzi, prima di passare al video voglio salutare velocemente due persone su Instagram. Saluto PeppeCippo17 che mi scrive: grande Omega, mi saluti in tuo prossimo video, mi sono iscritto e attivato la campanella, sei un grande. Ciao Peppe e ti saluto. E ragazzi, prendete esempio da lui, attivate la campanella delle notifiche così non perdete nemmeno un video. E saluto anche Thomas Pasticcaldi che mi scrive: e sei il numero uno con la corona, anche se in realtà c'ho il cappello di paglia. Comunque grazie Thomas, sei anche il numero uno, sei un grande e ti saluto. Mentre ragazzi voglio ricordare come sempre a tutti voi che mi state guardando in questo momento che potete seguirmi tutti quanti in massa su Instagram. E ricordatevi, se lo fate, chi lo farà, perché solo i veri fan fanno questa cosa, vi potrò salutare in tutti i prossimi video, quindi potete mettere mi piace, commentare. Però ragazzi passateci da Instagram che lo trovate in descrizione, ci mettete veramente un minuto, un secondo a farlo, mi raccomando. Ragazzi, come abbiamo anticipato qualche secondo fa, questo è un episodio speciale e adesso vi dirò il motivo. Allora, io raga non voglio raggiungere un tot di mi piace, vi dico semplicemente mettete mi piace che vi sentite di mettere. Ovviamente più siamo meglio è, più sono meglio è. Però ragazzi, decidete voi il numero di mi piace, quindi ricordatevi semplicemente di spolliciare il video, perché ragazzi guardate dove siamo, guardate le macchine che stanno, guardate le persone che stanno. Semplicemente mettete mi piace che volete in base a quello che state guardando, fate voi. Vi spiego bene tutta una cosa. Molti diranno che Buffon ragazzi è morto nella serie principale ed è giusto, avete ragionissima. Come vi ho già detto però è un episodio speciale e siccome è stato anche lui un protagonista della serie della vita reale da calciatore, ragazzi per questo video ci sarà anche lui. Infatti come ben vedete è praticamente impossibile che tutti i calciatori si trovino qui. Vedete, siamo al Burger King ragazzi. Infatti vedete, qui c'è la mia Lamborghini Supreme targata CR7, questa è la macchina di Buffon, questa è la macchina di Dybala e poi infine ci sono quella di Messi e quella di Neymar, che sono targate ovviamente con i loro nomi. Sta succedendo qui e come mai? E com'è possibile che tutti noi ci siamo trovati qui? Raga, qui si sta discutendo proprio pesantemente. Adesso parte la rissa Messi, Buffon, Neymar, Dybala, oddio. Ma non mi stanno ascoltando, vedete raga, stanno parlando tra di loro incazzati neri. Perché praticamente è arrivato Messi, no? E ha iniziato a vantarsi della sua Jaguar, questa qui, che è la Jaguar nuova che lui si è comprato. Infatti stanno parlando un po' in maniera accesa tutti i nostri protagonisti, che è la macchina più veloce di tutte, no? E allora Neymar ha detto: scusa, ma perché? Io ho la nuova Maserati, che è quella che sta là dietro, che è la più veloce. E allora Buffon ha detto: ma vogliamo parlare della Range Rover Evoque, che ha una stabilità veramente bella? Poi è arrivato Dybala e ha iniziato a dire: scusate, ma vogliamo parlare della Mustang GT, che ha una velocità pazzesca? Quale sia la macchina più veloce e il modo in cui poterlo stabilire. Cioè è iniziato raga praticamente da Messi, che ha detto: raga guardate quanto è veloce la mia macchina. E poi ha iniziato a far casino. Come vedete mi sono portato Ronaldo Junior, perché era appunto con me. Poi sapete che il calciatore preferito di Ronaldo Junior è Messi, raga, non ci possiamo fare niente, quindi voleva vederlo e... Però come vedete adesso attualmente è un po' occupato. Stavo proponendo a loro una cosa: perché non valutiamo prima di tutto chi sia il più veloce a correre? Perché sicuramente Dybala sarà più giovane di me e avrà più energie, Messi ha più esperienza, Neymar è anche più giovane e forse Buffon sarà quello più lento, non lo so. Comunque ciò che stabiliremo in questo video è chi è più veloce a correre fisicamente, e stanno chiedendo un po' tutti, quindi si stanno incazzando un po'. Perché li devo buttare a terra? Volevo solo di smettere di parlare. Che modi. Scusate raga, ma se non mi ascoltate. Allora, mi è venuta un'idea. Decidiamo una volta per tutte chi è il più veloce tra di noi.
E lo faremo qui, ragazzi, dove l'abbiamo fatto con Ronaldo Junior. Infatti Ronaldo Junior, ragazzi, ci ha dato l'idea di farlo a Sonora Desert, che, ragazzi miei, possiamo farlo qui. Quindi, se siete tutti d'accordo, ci rechiamo lì con le macchine. Anche se, ragazzi, si sa che vincerà il nostro Cristiano Ronaldo, perché io sono il più veloce. Di Bala, non è che siccome tu sei il più giovane sei il più veloce, te lo dico subito. Questo si preannuncia un video veramente emozionante, ve lo dico, eh. Siamo arrivati appunto al Sonora Desert. Dovremmo... Ah, ecco, sì, ragazzi, sono lì, sono lì. Ma non hanno lasciato le macchine? Boh, forse le avranno messe in un garage, non so, raga. Boh, vabbè, da qualche parte l'avranno pure lasciato. Vabbè, la lascio fuori, tanto non è che mi crea problemi. Che sta facendo le foto? Oddio, perché si sono messi tutti in divisa? E perché dei marcia la divisa della sua ex squadra? Perché vuole ricordare i vecchi tempi con Messi, perché forse erano i migliori. Buffon sta pregando i musulmani. Giusto? Non lo so. Ah no, sta facendo yoga, sta dilaniando tutti i muscoli. E Dybala che sta facendo? Sta guardando il campo. Allora, ragazzi, bene, direi che sono l'unico coscienzioso sano di mente che non si è messo la divisa. Buffon si è messo addirittura i guanti, pensate voi. E adesso è arrivato il momento, ragazzi, di vedere chi è veramente il più veloce tra noi. Penso che siamo i migliori campioni del mondo nel calcio, per cui penso che dobbiamo vedere chi tra di noi sia il più veloce. Bene, ragazzi, allora, visto che tutti loro sono ancora in attesa di riscaldarsi, hanno preso questa cosa più seria della Champions League, pensate voi, inizieremo noi, esatto, inizierà il grande Ronaldo e sarà il primo a correre. Ragazzi, vi faccio guardare che noi ovviamente partiremo da qui, infatti vedete c'è tipo la linea quella dei traguardi, no? Tipo quando si fanno le gare, no? E dobbiamo correre per un po' di tempo fino ad arrivare, vedete, a questa... Sì, c'è un'altra linea qua, vedete, qui ci sta un'altra linea, eccola, vedete, questa qui. Una volta arrivati a questa linea qui, dove ci sarà anche Ronaldo Junior, sarà lì, ragazzi, che avremo finito la nostra corsa e ovviamente lo faremo tutti quanti per capire chi è il giocatore più veloce. Ok, ragazzi, stiamo per iniziare, quindi vi ricordo che se il video vi sta piacendo di piazzare tutti i mi piace possibili che potete a questo video, perché raga è un video veramente veramente incredibile, per cui vi prego veramente di mettere tantissimi mi piace, perché sarà un video veramente epico. Oddio, chi è quel tizio col cane là? Boh. E come abbiamo il via, quindi iniziamo a mettere già il cronometro e vediamo che tempo fa il nostro CR7. E ragazzi, se siamo tutti pronti, 3, 2, 1, via. Vai Ronaldo, corri, 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 corri. Ok, ragazzi, siamo partiti bene. Vai, vai, vai. Dai, guarda che c'è Ronaldo Junior che sta facendo il cretino. Vai, 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 boom. Oddio, ragazzi, Ronaldo ci ha messo 9 secondi e 93 centesimi. È stato velocissimo, direi. Per fare questo piccolo tratto ci ha messo 10 secondi. Per favore, la smetti di far foto e video? Porca di una miseria ladra. Vabbè, sì che non si vedono mai tutti questi calciatori insieme, però. Ragazzi, Ronaldo ha fatto il tempo di 9 secondi e 93 centesimi. Ora vediamo Dybala quanto fa. Ragazzi, come vedete, siamo Dybala adesso. Quindi, per tutti i fan della Juventus, che ancora rende onore la vecchia divisa. Perché, raga, non so voi, ma a me piace sempre la vecchia divisa. Il nuovo logo, sì, è più figo, è più futuristico, perché mi sembra futuristico, però a me piace sempre la maglia col vecchio logo. Comunque, io ho sempre detto che, raga, il bello della vita reale da calciatore è vedere tutte le cose che fanno i calciatori. Infatti ora siamo Dybala. Bene, adesso toccherà a lui, vediamo quanto tempo fa e che tempo fa. 3, 2, 1, via, 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 via. Ok, ragazzi, anche Dybala sembra essere partito abbastanza bene, ma oddio, perché sta qua? Si è fermato, no, perché? Perché si è fermato? Perché? Oddio, raga, vado! Dybala ci ha messo 9 secondi e 96 centesimi, 3 centesimi in più di Ronaldo. Ha messo 3 centesimi in più di Ronaldo. Cosa? Oddio, ma raga, di poco non l'ha superato, di poco. Ok, ragazzi, a quanto pare ho perso, perché non ho battuto Ronaldo per soli 3 centesimi. Non sono al primo posto, per ora sono al secondo, però... va bene così, ora dovrebbe toccare a Messi se non mi sbaglio. Bene, raga, ora tocca a me, tocca a Messi. Vediamo Messi quanto riesce a fare. Puntiamo che Messi comunque basso dovrebbe saper correre un poco più veloce rispetto a Ronaldo. Però, ragazzi, vediamo quanto fa, perché non è detto che Ronaldo sia il più veloce. 3, 2, 1, vai! Ok, ragazzi, siamo partiti alla grande, siamo partiti alla grande. Vai, 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 boom, finito. No, peccato, raga. Guardate, Messi ci ha messo 10 secondi e 0,5 centesimi. Cioè, ragazzi, sono più o meno tutti lì, almeno finora. Ora dovrebbe toccare a Buffon, che non so realmente quanto sia veloce. Bene, ragazzi, ora tocca a noi, il tanto odiato Buffon nella vita reale da calciatore per quello che è successo. Comunque, raga, Buffon è sempre un protagonista del calcio mondiale, perché comunque ricordate, è un campione, che poi nella serie fa altro, però vabbè. Quindi anche lui meritava di fare questa sfida. Bene, ora tocca a noi, vediamo Buffon quanto riesce a realizzare
sapendo che comunque non è molto bravo a correre e lui fa il ruolo del portiere. 3, 2, 1, via! Vai, ok ragazzi, siamo partiti bene con Buffon. Vediamo, forse raggiungiamo presto anche Ronaldo Junior. Di regola dovremmo farcela. Vai. No, si è fermata alla fine! Peccato, regà! Peccato per Buffon. Oddio, ho potuto mettere Ronaldo Junior. Raga, Buffon ha realizzato 10 secondi e 44 centesimi, scusate. 10 secondi e 44 centesimi. Ora dovrebbe toccare a Neymar, raga. Magari Neymar fa un tempo ancora minore di quello di Ronaldo, eh. Siamo Neymar e ho voluto mettere la visita del Barça per un semplice motivo. Neymar non mi piace proprio al PSG. E per rendere onore a me e a Messi, vedete anche Messi è d'accordo, per i vecchi tempi ci siamo vestiti con la nostra divisa preferita del 2016-2017, se non mi ricordo male. 2016-2017, sì. E vediamo quanto riesce a fare il nostro Neymar. Ragazzi, siamo anche con Neymar. 3, 2, 1, vai ragazzi. Neymar è partito benissimo, direi. Oddio ragazzi, si sta fermando perché, oh, corri più veloce, oh, vai Neymar, forza, vai con lo scatto finale. Bravo ragazzi, Neymar ha una velocità di 10 secondi e 16 centesimi. Peccato per Neymar che all'ultimo, non so, si sarà sentito male. Neymar, che è successo? Era Dybala che dice che non è forse il massimo farlo così. Si lamenta che non ha vinto per 3 secondi, ragazzi, perché ho tutti scritti qui i tempi. E non ha vinto per 3 centesimi. Per 3 centesimi, scusate, non ha vinto. E adesso sta proponendo di fare la gara tutti quanti insieme e partire tutti quanti dalla stessa linea e raggiungere lì in fondo Ronaldo Junior. Per me non c'è problema. Ed è qua che vi ero tutti per la seconda volta. Porca miseria. Ok, ragazzi, siamo partiti. E come prevedibile, li sto lasciando praticamente tutti dietro. Vai, Ronaldo, vai. Vai, che sei arrivato al traguardo. Vai, no, non ti fermare proprio adesso. Vai. Oddio, ha vinto. Ha vinto lui. Poi ovviamente ragazzi, in ordine di arrivo c'è Neymar. Dybala ha fatto schifo. Attenzione, è arrivato poi prima Buffon. Guardate, in ordine di arrivo sono arrivati. Quindi primo Ronaldo, secondo Neymar, terzo Buffon, quarto Dybala e ultimo Messi. Addirittura sulla linea di arrivo è rimasto. Possiamo dire che Cristiano Ronaldo nella vita reale da calciatore è il protagonista più veloce in assoluto. Sì, penso proprio ragazzi che sia lui. Bene ragazzi, direi che questa super sfida tra calciatori è praticamente terminata, con Ronaldo vincitore primo per due, per ben due volte, sì ragazzi, per ben due volte. Messi penso che si sia incazzato, raga, guardate, sta un po' mosh, non lo so, si è buttato giù demorare, raga. Comunque Dybala per la prima volta, raga, per poco non ci aveva battuto per 3 centesimi, non aveva battuto Ronaldo. Cioè raga, 3 centesimi sono questione di battito di ciglia, per farvi capire. Comunque Ronaldo è stato il migliore, ragazzi, sempre si fa onore il nostro CR7. E Ronaldo Junior che ovviamente non smette di fare foto e video come un cretino, vabbè. Quindi ragazzi, se questo super video vi è piaciuto, vi invito a mettere tantissimi mi piace, quindi spolliciatelo di likes questo video, perché se lo merita, non vedete mai tutti loro di nuovo insieme, ve lo posso garantire. È stato un video epico. Abbiamo finalmente constatato che il miglior player, il miglior protagonista, il miglior giocatore è Ronaldo in velocità. Se avete altri test tipo chi è il giocatore più forte o qual è la macchina del giocatore più veloce, possiamo farlo quindi nei commenti scritto, perché hanno detto che vinca sempre Ronaldo. E raga, in descrizione trovate le maglie ufficiali come questa qui, edizione super limitata, quindi mi raccomando, andate a comprarle. E sempre in descrizione, raga, dovete seguirmi in massa su Instagram per avere la possibilità di essere salutati in tutti i prossimi video dal nostro CR7. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, è stato veramente un video epicissimo. E qui Omega, e ci vediamo al prossimo video.